A mio avviso, il rapporto tra reddito di base e sfera della riproduzione sociale è fondativo, nel senso che lo stesso significato politico della rivendicazione del reddito di base emerge nel momento in cui va in crisi la società salariale, cioè sostanzialmente il fatto che l'accesso all'integrazione sociale, previdenza da un lato, consumi di massa, dall'altro, dipende dalla partecipazione alla sfera produttiva attraverso lo status di salariato oppure di imprenditore. Ebbene, nella crisi di questa società in cui la sfera della riproduzione viene messa in secondo piano e sostanzialmente invisibilizzata, cioè la riproduzione non partecipa del patto fordista. Bene, in realtà, a partire dagli anni 70, invece, i soggetti della riproduzione entrano stabilmente e attivamente dentro il circuito di formazione del valore. Ed è in quel momento, nel momento in cui il valore si produce non più soltanto nel tempo di lavoro, ma anche durante il tempo di vita, che la rivendicazione di un reddito di base che appunto visibilizza e remunera una forma di produzione di valore che tuttavia non viene considerata, non viene riconosciuta, acquisisce tutto il suo significato politico, che significa che la riproduzione crea valore mentre invece nel modello precedente era esclusa almeno dalla contabilità della creazione di valore. Significa da un lato che determinate caratteristiche tipiche della gestione della casa, diciamo così, che era assegnata alle donne, poiché il piano del capitale sulle donne prevedeva che così fosse, come ad esempio relazioni, affetti, tutta la sfera del linguaggio, diviene invece caratteristica fondamentale del mondo del lavoro e invece un esempio della produttività fuori dal tempo di lavoro è naturalmente l'economia delle piattaforme e dei big data. Pensate a quanto noi stessi, ben al di fuori del tempo di lavoro, per chi è fortunato e ce l'ha, tempo di lavoro, produciamo in termini di informazioni e dati che vanno poi a ingrassare i profitti delle multinazionali del digitale. Quindi, insomma, è in questo contesto storico del capitalismo delle piattaforme digitale neoliberale che il reddito di base acquisisce un suo senso politico. E un altro punto che secondo me è abbastanza importante nel pensare il rapporto tra riproduzione e reddito è che la questione del reddito non sostituisce ma complementa la questione del welfare. Okay? Non c'è un prima c'era il welfare e quindi la questione salariale, il welfare essendo una sorta di salario indiretto, e ora invece abbiamo la questione del reddito. I due piani rimangono presenti e effettivamente la questione del reddito si dà come una possibilità di articolare i due piani. In un libretto che abbiamo pubblicato nel 2018 con Federico Chicchi per la Terza, sostenevamo per l'appunto che un programma minimo di lotta allo sfruttamento, oltre al reddito di base, dovesse in qualche modo prevedere anche salario minimo legale, riduzione dell'orario di lavoro, un tema che oggi è ancora più centrale, come dirò a breve, e un tetto alle retribuzioni, diciamo così, del tutto irragionevole di manager pubblici e privati. Bene, il piano di ragionamento del mio intervento qui è vedere come questi due punti si riconfigurano a partire dalla questione della pandemia di Covid-19 all'interno della quale siamo costretti a vivere e a ragionare come stiamo cercando di fare adesso. Ora, è stato da più parti sottolineato, a mio avviso giustamente, che questa pandemia è allo stesso tempo un evento eccezionale, una novità assoluta e senza precedenti, e però dall'altro lato un acceleratore di contraddizioni e diseguaglianze che erano già ben presenti nella nostra società prima che il coronavirus facesse la sua comparsa. E se prendiamo questo schema, direi che il dibattito attuale attorno al reddito si distribuisce così, cioè chi tende a mettere maggiormente in evidenza la continuità tra le diseguaglianze che già c'erano e quelle che viviamo oggi, sostanzialmente ritiene, con buone ragioni, io credo,
che dal punto di vista strategico non si debba rimettere in discussione il ragionamento che è stato portato avanti, che abbiamo portato avanti collettivamente nell'ultimo quarto di secolo. Un esempio potrebbe essere la petizione del Basic Income Network italiano, che chiede al governo di estendere il reddito di cittadinanza, quindi diciamo così, affievolendone fino addirittura a toglierne la condizionalità in una prospettiva di lungo periodo. Io personalmente ho firmato la petizione e mi auguro che il governo segua questa via. Dall'altro lato, cioè, tra coloro che hanno, che si sono mossi a partire però dal momento di eccezionalità della pandemia, e penso altrettanto legittimamente e con buone ragioni pure, in questo caso faccio una piccola premessa: io non credo che le posizioni che sto elencando saranno tre siano mutualmente incompatibili. Credo anche che sarebbe molto intelligente trovare una convergenza e che sia anche relativamente semplice farlo, perché mi pare che la radice di fondo sia condivisa. Ebbene, coloro che hanno ragionato di un reddito di quarantena o di un reddito di emergenza, in realtà non si ponevano, io credo, in una prospettiva di ci serve il reddito soltanto per questo periodo, ma si ponevano il problema politico, più tattico che strategico, di ragionare su come far fruttare per la nostra azione l'emergenzialità in cui di fatto ci troviamo, quindi abitare tatticamente l'emergenza per far passare una serie di ragionamenti che per l'appunto andiamo facendo da decenni e che di certo non hanno esaurito la loro importanza, almeno questo dal mio punto di vista. Del resto che la situazione attuale sia straordinaria, io credo sia confermato da due elementi, cioè dal fatto che le due critiche principali che sono sempre state mosse al reddito di base oggi non tengono più, ma non tengono più non soltanto per noi che siamo stati, almeno parlo per me, per Federico Chicchi, che siamo favorevoli al reddito di base, che abbiamo lavorato per controbattere a queste critiche, ma siano diventate moneta corrente per tutti nel mainstream. La prima critica era, sì, ma allora si va a sostenere chi non fa niente e non partecipa alla produzione, ma oggi in questa situazione bisogna produrre di meno, bisogna che la produzione non sia più l'imperativo sociale indiscusso, e del resto permettetemi di notare che l'insubordinazione operaia, che attraverso lo slogan prima la salute, ha messo in dubbio la necessità della produzione per la produzione, è l'elemento maggiormente rilevante, io credo, di questo scenario, e va preso in considerazione. Credo che vada articolata per l'appunto questa posizione con le nostre riflessioni sul reddito. La seconda critica, che è quella che riguarda le risorse, insomma, oggi è davvero ridicola, nel senso che Adam Tooze, che ha scritto un libro molto importante sulla crisi del 2007 e sul decennio che l'ha seguita, che si chiama Lo Schianto, in un suo articolo per la London Review of Books all'inizio di aprile, sostanzialmente diceva: guardate che il pacchetto di stimolo da 2 trilioni che il Congresso ha appena passato negli Stati Uniti in realtà è un reddito di base universale, per quanto temporaneo, quello è, non altro. Quindi, insomma, si trattava di una questione legata alla volontà politica. Una terza posizione che mi pare essere, diciamo così, intermedia tra le due che ho visto, ma parimenti compatibile con entrambe, è quella di chi prova ad approfittare dell'emergenza coronavirus per, diciamo così, illuminare alcuni aspetti del ragionamento sul reddito di base che avevano ricevuto negli anni meno attenzione di quanto non meritassero. In particolare mi riferisco al rapporto tra reddito di base e crisi ecologica. E in questo gruppo io sicuramente inserirei coloro che stanno ragionando sul cosiddetto reddito di cura. Per esempio Stefania Barca e Giacomo D'Alisa. Stefania Barca molto fa notare nel suo articolo che in effetti il reddito di cura è oggi inserito nel Green New Deal for Europe, quindi un tentativo svolto da un certo numero di studiosi e studiose. Anche io ho dato il mio contributo a questo scritto. Il reddito di cura è inserito come un momento fondante della giusta transizione
dell'economia verso una compatibilità ecologica ed in particolare climatica. Quindi il tentativo è quello di inscrivere la questione del reddito di base dentro la cornice teorica e politica della giustizia climatica. Dal canto suo, Giacomo D'Alisa, in una prospettiva, utilizza lo stesso termine, reddito di cura, ma in modo un pochino diverso, e lui in qualche modo il suo tentativo è quello di ancorare materialisticamente la riflessione sul reddito alle dimensioni biofisiche e del lavoro di cura, quindi con una temporalità, diciamo così, ciclica e scandita in maniera appunto non astratta, riprendo le sue parole. E quindi da un lato Green New Deal, dall'altro orizzonte post-crescita, Stefania Barca e Giacomo D'Alisa. E mi pare che sia interessante cercare di espandere ulteriormente l'orizzonte di ragionamento del reddito di base alle questioni ecologiche, specialmente se consideriamo che oramai c'è ampio consenso sul fatto che la pandemia derivi dal modello di sviluppo capitalistico, non solo quello neoliberale degli ultimi 40 anni, ma del modo capitalistico di interconnettere società e natura fin dall'accumulazione originaria. E mi permetto di far riferimento in conclusione al mio intervento a un bellissimo articolo di Velotti e Cigna che è uscito su Jacobo in Italia, in cui loro riprendono a loro volta l'idea di questo economista che si chiama James Medaway, che in realtà contro la retorica bellicista della mobilitazione totale di società che per sconfiggere il virus devono mobilitarsi totalmente, ciò che la pandemia ci dice è che abbiamo bisogno della retorica opposta, antibellicista, di smobilitazione parziale ma importante di tutti quei settori che non sono essenziali dal punto di vista economico. In questo scenario di un certo tipo di lavoro, che è poi il lavoro salariato entropico, che deve ridursi anche perché ha un impatto molto negativo sul pianeta, che si inscrive invece il reddito di base come misura che mira a permettere la diciamo di moltiplicazione di un altro tipo di lavoro, che è il lavoro che potremmo definire riproduttivo, che non ha l'impatto ambientale negativo che ha invece il primo lavoro, quello salariato che abbiamo descritto, e quindi il reddito di base come architrave di una strategia che mira a ridurre il cosiddetto throughput, cioè la quantità di materia ed energia che attraversa il sistema economico che è all'origine della crisi ecologica, quindi un certo tipo di lavoro deve ridursi, un altro tipo di lavoro, che è quello più legato alla cura, più legato alla dimensione riproduttiva, de deve invece moltiplicarsi secondo modalità che non sono quelle tipiche della crescita, ma che sono quelle che André Gorz avrebbe definito multiattività. Ecco allora che ho dato solo un paio di elementi, in realtà secondo me c'è molto da ragionare su come, diciamo così, articolare dimensione reddito e dimensione giustizia climatica e giustizia ambientale, però mi pare che questa pandemia ci abbia dato la possibilità di aprire un nuovo fronte di riflessione che non nega i fronti politici precedenti, ma che ci dà la possibilità, nel mentre lottiamo, di espandere i nostri orizzonti di ricerca militante.